L'idea di fare questo video mi è venuta quando ho montato il video in cui parlo di file system. Durante la fase di editing di quel video, come vi dicevo, ho tagliato questa frase. Ascoltiamola. Fu Razer FS, che purtroppo non prese mai piede nell'ambito, diciamo, degli utenti Linux, perché non era compatibile con il file system che andava in voga in quei tempi, ovvero X2. Ho sbagliato nelle mie ricerche? In realtà quella frase non è del tutto sbagliata, ma non è neanche tutta la verità. Perché il motivo per cui il file system Razer FS non è mai arrivato, diciamo, nell'Olimpo dei file system di Linux è ben altro. E ve lo racconto in questo video. E quindi togliamo gli indugi e andiamo a vedere cosa è successo. Perché questa è la storia di Hans e Nina Razer. Hans Thomas Razer nasce il 19 dicembre del 1963 a Oakland, in California, figlio di Ramon Razer e Beverly Kleiber. Ramon Razer lascia la famiglia quando Hans aveva solo 5 anni. Hans lascia poi la scuola all'età di 13 anni perché non gradiva un sistema scolastico, a suo dire, rigido. Un altro fattore che ha portato a lasciare la scuola erano i frequenti episodi di bullismo. Nonostante tutto ciò, sempre a suo dire, fu comunque accettato all'Università della California Berkeley, dove seguì un corso in informatica. Nonostante che lui non frequentò l'università in maniera assidua e costante, in ogni caso riuscì a laurearsi nel 1998 all'età di 28 anni. Dopodiché iniziò a lavorare per alcune aziende, quali IBM. In quel periodo lui stava lavorando allo sviluppo di un file system per Linux migliore dell'esistente X2, che, come dicevo in questo video, non supportava ancora il journaling. Questo file system che lui sviluppò prende il suo nome e si chiama Razer FS e venne incluso nel kernel Linux a partire dalla versione 2.4.1. Nel 1998 Hans Razer si trovava a San Pietroburgo, in Russia, e organizzò un incontro con una donna russa che aveva trovato su uno di quegli annunci in cui ci sono donne che cercano mariti. Non sappiamo il nome della donna con cui si è incontrata, ma quello che sappiamo è che era accompagnata da una certa Nina Shararova, che fungeva da interprete tra i due. Tuttavia, Hans non era molto interessato alla donna che aveva chiesto di incontrare, ma invece si interessò all'interprete, appunto Nina Shararova. Quella stessa notte fecero quello che dovevano fare e hanno pure concepito il loro primo figlio insieme. Adesso vediamo chi è Nina Shararova. Nina nasce in Russia, non si sa bene dove, non ci sono queste informazioni, ed era un'ostetrica e ginecologa. Stava anche studiando per ottenere la licenza per esercitare la professione medica negli Stati Uniti. I due, cioè Hans e Nina, si sposarono 5 mesi dopo il loro primo incontro, cioè dopo la loro prima notte di passione, e Nina Shararova divenne ufficialmente Nina Razer. Durante i loro anni di matrimonio fanno anche un altro figlio e quindi si ritrovano con due figli. Rory, che fu il primogenito, e Nyoline, o Nyoline, non so come si pronunci. Hans Razer fondò la sua azienda nel 2004 chiamata Nemesis. L'azienda ovviamente operava nell'ambito dei sistemi operativi basati su kernel Linux e aveva anche come obiettivo di continuare lo sviluppo del file system Razer FS. Nina Razer prese il ruolo di Chief Financial Officer all'interno dell'azienda, ovvero direttore finanziario in italiano. La Nemesis ricevette un finanziamento da parte del Pentagono di $600,000, che equivalgono ad oggi, se sistemiamo l'inflazione, a quasi $1,000,000. A questo punto della storia rispunta il padre di Hans, Ramon, che nonostante non avessero avuto molti rapporti da quando Ramon divorziò dalla moglie, nonché la madre di Hans, Ramon, diciamo che voleva restaurare i rapporti con suo figlio. All'epoca dei fatti, Ramon faceva l'insegnante di scienze presso una scuola superiore, ma aveva fatto il militare in passato. Durante il suo servizio presso l'esercito, era stato addestrato per interrogare le persone. Con questa conoscenza, si insospettì quando aveva notato che
Le riserve finanziarie dell'azienda fondata dal figlio, ovvero la Nemesis, si prosciugavano velocemente. Ricordiamoci che il direttore finanziario dell'azienda era sua nora e lui infatti gli chiese delle spiegazioni. Nonostante Nina gli fornisce una spiegazione, in virtù del suo addestramento militare, Ramon non le credette. In particolare, quando un giorno un assegno torna indietro, Ramon avvisa suo figlio della situazione, ma lui non gli crede. Nel maggio del 2004 i Racer decisero di separarsi. 3 mesi dopo, Nina inizia pure le pratiche di divorzio, menzionando differenze inconciliabili tra i due e che i loro 2 figli non vedessero mai il padre, che stava sempre fuori per viaggi di lavoro. La Nemesis, infatti, operava anche in Russia e Hans viaggiava molto spesso per andare là, nei suoi uffici là. Inoltre, Nina accusa il marito di permettere al loro figlio più grande, Rory, che all'epoca dei fatti aveva solo 4 anni, di usufruire di videogiochi e film violenti, causandogli degli incubi. D'altro canto, Hans accusa la moglie di avere una relazione extraconiugale con un amico di famiglia. Per quanto riguarda la separazione dei due, Nina ottenne la custodia dei figli, però Hans poteva andarli a trovare quando poteva e poteva anche trascorrere del tempo insieme a weekend alternati. A dicembre dello stesso anno, Nina chiede e ottiene un ordine restrittivo contro Hans perché lei riporta di essere stata attaccata fisicamente da parte di Hans, che l'aveva spinta durante un litigio. Questo litigio molto probabilmente, anche se non ci sono certezze, era stato causato dal fatto che Hans non aveva pagato il 50% delle spese mediche e altri assegni familiari destinati ai suoi figli, per un totale di $12,000. Ora, è la domenica del 3 settembre 2006 e Nina Racer scompare all'età di 31 anni. L'ultima volta che fu vista stava andando dal supermercato dove aveva fatto la spesa e si era diretta a casa della sua ex suocera, dove infatti Hans Racer abitava al tempo ed era stata vista intorno alle 2 del pomeriggio. Si era diretta là solo per lasciare i suoi 2 figli, dopodiché scompare. Ovviamente la polizia inizia subito le indagini e trovano l'auto di Nina, una Honda Odyssey del 2001, abbandonata a circa 6 km dalla casa dove abitava Racer, con all'interno ancora le buste della spesa. Trovano anche il suo cellulare, ma con la batteria tolta, cioè senza batteria. Infatti, come voi sicuramente sapete, togliendo la batteria del cellulare si toglie la possibilità di tracciare gli ultimi movimenti, gli ultimi spostamenti, andando a tracciare un eventuale percorso analizzando le celle con cui un cellulare si sarebbe agganciato. Chi è stato messo in cima alla lista dei sospettati? Hans Racer. La polizia lo rintraccia e ottiene un mandato di perquisizione per la sua auto e anche per la casa in cui risiedeva, anche se era casa di sua mamma, le autorità pensavano che fosse un luogo di un omicidio. Trovano, anzi non trovano per essere precisi, un sedile all'interno dell'auto, in particolare il sedile passeggero lato conducente, e trovano un libro di true crime. Anche lui era un appassionato del settore. Un sacco a pelo, un set di chiavi a bussola, quelli a cricchetto, con un relativo scontrino, che dicevano che erano stati acquistati qualche giorno prima. Analizzando tutti questi reperti, è stata anche trovata una delle 2 prove regina, il DNA di Nina sul sacco a pelo. Setacciando anche la casa della madre di Hans Racer, trovano un'altra traccia di sangue in uno dei pilastri della casa. Il fidanzato di Nina, all'epoca dei fatti, Anthony Zografos, disse al giornale che non era sorpreso che la polizia stesse indagando sul conto dell'ex marito Hans Racer, aggiungendo che lui era l'unica persona a cui non piaceva Nina e che non andavano per niente d'accordo. La polizia interrogò anche Rory, il figlio più grande, che già aveva avuto 6 anni all'epoca quando la madre scomparì. Rory dirà che una volta entrati nella casa della nonna, i 2 bambini si sono diretti nello scantinato. Hanno sentito i genitori litigare e Rory era risalito.
Una volta giunto al piano superiore, Hans lo intimò di ritornare giù. E, secondo il bambino, quello fu il momento in cui vide sua madre per l'ultima volta. Tuttavia, Rory darà una versione leggermente diversa di quanto avvenne quel giorno al banco dei testimoni, cioè durante il processo, dicendo che una volta risalito si avvicinò a sua madre che gli diede un abbraccio e l'ha anche vista risalire sulla sua vettura. E questo fu l'ultima volta che lui la vide in questa traversione. Ritorniamo adesso alla fase dell'indagine. Hans Reiser viene accusato di omicidio di primo grado, che, se ho capito bene, equivale nel sistema giuridico italiano a omicidio premeditato. Durante l'udienza preliminare vengono esaminate tutte queste prove. La traccia di sangue di Nina trovata nel sacco a pelo, che era stato rinvenuto all'interno dell'auto di Hans. Anche l'altra prova di sangue, quella trovata nel pilastro, è stata esaminata durante il processo. Tuttavia il tecnico forense, ascoltato dal giudice, ammetterà che era stato commesso un errore per analizzare quella traccia ematica, rendendo pertanto questa prova non ammissibile in un processo. Venne anche esaminato il kit contenente la chiave a bussola, che si scoprirà che fu utilizzato per togliere i residui dell'auto, che ancora non era stato rinvenuto durante le indagini. Alla chiusura delle indagini preliminari, il giudice Julie Conger deliberò che c'erano abbastanza elementi per il rinvio a processo per omicidio di primo grado. A questo punto la storia si complica parecchio, perché sblocchiamo un altro personaggio, tipo Mortal Kombat. Sean Sturgeon aveva avuto una relazione con Nina in passato, prima dell'attuale compagno, quello là, Anthony Zagrofas, o come si chiamava. Perché questo fatto è rilevante? Perché nel frattempo che Hans doveva andare a processo, tale Sean dichiarò che aveva commesso 8 omicidi e si pensava quindi che Nina fosse addirittura una nona vittima. La polizia fece delle indagini e non credette a quello che disse questo Sean e quindi si proseguì con il processo di Hans. L'imputato si dichiarerà non colpevole di omicidio di primo grado. Il processo per omicidio inizia più di un anno dopo della scomparsa di Nina, in particolare il 6 novembre del 2007. Ricordiamoci che lei era scomparsa nel settembre dell'anno prima. Questo ritardo era dovuto al fatto che ci furono difficoltà a formare una giuria, visto che molte delle informazioni di questo caso erano già apparse in televisione. In questo processo vennero sentite tantissime persone, il padre di Hans, la nonna e il figlio, come vi dicevo poco fa. Nell'aprile del 2008 la giuria ritiene Hans Reiser colpevole di omicidio di primo grado. Non è chiaro quanti anni di carcere gli furono dati, tuttavia vi posso dire che in California la pena minima per un omicidio di primo grado è di 25 anni di carcere. Il pubblico ministero successivamente raggiunse un accordo con Hans Reiser. Se avesse rivelato il luogo in cui si trovava il corpo dell'ex moglie, la pena sarebbe cambiata da omicidio di primo grado a un omicidio di secondo grado. Ora, anche qua, se non sbaglio, credo che l'omicidio di secondo grado sia a metà strada tra omicidio colposo e omicidio preintenzionale nel nostro ordinamento. Ovviamente questa commutazione di pena variava gli anni che doveva scontare, perché l'omicidio di secondo grado prevede almeno 15 anni di carcere. Reiser accetta questo accordo e il 7 luglio del 2008 porta la polizia nel luogo in cui Nina era sepolta, che era a meno di un chilometro da casa di sua madre. Un'indagine forense confermerà che i resti trovati erano appunto della vittima, Nina Reiser. Negli anni in prigione, Reiser non se la passerà molto bene. Il 10 gennaio del 2009 fu riportato che Hans Reiser si stava riprendendo da un'aggressione che aveva ricevuto all'interno del carcere ad opera di altri detenuti e poco dopo fu trasferito appunto in un altro carcere. Nel 2011 presentò una causa civile in cui accusava un po' tutti, dai giudici fino al suo avvocato, perché sosteneva che avesse cospirato contro di lui e che lo aveva fatto deporre alla sbarra contro la sua volontà. Nel 2012 una giuria accordò un pagamento di 60 milioni di dollari nei confronti dei figli di Reiser, che nel frattempo erano stati affidati alla nonna materna ed erano stati portati in Russia. Questi soldi dovranno essere versati da Reiser, che
saranno ovviamente presi da tutto quello che possiede. Hans ha chiesto la libertà condizionale nel 2022, che gli fu negata e potrà ripresentare una nuova istanza tra 5 anni, ovviamente nel 2022, quindi nel 2027. Ma dopo tutto questo che vi ho raccontato, com'è morta Nina? Se ci avete fatto caso, ancora non ho parlato della dinamica dell'omicidio. Da quello che racconta Hans Reiser in persona, quando Nina gli lasciò i figli, ebbero una discussione per quanto riguarda la salute dei figli. Sempre secondo Reiser, lei si inventava le malattie e portava sempre i figli dai medici. Lui si opponeva a questa cosa, ma lei ribatté che lei avrebbe portato i figli dai medici tutte le volte che voleva. E fu a quel punto, mentre i loro figli erano nello scantinato a giocare al computer, che lui la aggredì strangolandola. La mise dentro un sacco e la portò nel luogo in cui poi fu successivamente ritrovata dalla polizia. Ad Hans gli occorsero 2 notti per seppellirla. Successivamente tolse il sedile passeggero della sua auto per precauzione. A questo punto vi ho raccontato che fine abbia fatto Nina Reiser, il processo fatto al suo ex marito, che fine abbiano fatto i loro figli e anche la dinamica dell'omicidio. Ma che ne è stato dell'azienda Nemesis? Azienda che lui stesso aveva fondato. E quindi io consiglio di fare una breve pausa e ne riparliamo dopo la sigla. Benissimo Pinguine, in questo video abbiamo parlato del caso di Hans Reiser e prima di riprendere che fine abbia fatto la sua azienda Nemesis, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere come al solito costantemente aggiornati con tutti i video che porto su questo canale. Dunque, l'azienda Nemesis, che tra le altre cose continuava lo sviluppo di Reiser FS, ovviamente è stata travolta da questo caso. La Novell, che utilizzava Reiser FS nella loro distribuzione SUSE Linux, lo abbandonò nel 2006 in favore di X3, che già era uscito. E questo lo fecero anche per il motivo perché non sapevano se Reiser FS sarebbe stato poi in futuro aggiornato, se c'erano dei bug, delle cose, cioè il loro sviluppo era incerto. Adesso, l'azienda aveva tanti dipendenti e nonostante che i dipendenti della Nemesis rassicurarono la comunità che avrebbero comunque continuato le attività di sviluppo, l'azienda andò in liquidazione nel 2008. Nonostante che Reiser FS è stato in qualche modo in questi anni supportato da un ex impiegato della Nemesis, verrà completamente tolto dal kernel Linux a breve. Infatti la sua rimozione dal kernel Linux è stata prevista nel 2025. Benissimo Pinguini, per oggi abbiamo concluso qua e vi rimando agli altri video che porto su questo canale, in particolare i video di FK Storia. Io come al solito vi ringrazio per aver trascorso il vostro tempo qui con me e ci rivediamo alla prossima volta. Ciao Kino!